Amiche e amici di TV Gargano, un altro appuntamento con la nostra informazione approfondita. Siamo alla imminente vigilia dell'arrivo di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo. Tutto è pronto, fervono i preparativi in città e noi facciamo il punto proprio alla imminente vigilia di questo grande evento con il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla. Grazie, buonasera, direttore, buonasera, per aver accettato il nostro invito. Allora, sindaco, a lei lo onore di accogliere Papa Francesco. San Giovanni Rotondo nel giro di 30 anni ha avuto il piacere di ospitare ben tre papi: Papa Paolo Giovanni II nel maggio del 1987, Papa Benedetto XVI nel giugno del 2009, Papa Francesco il 17 marzo 2018. San Giovanni Rotondo, capitale della fede, capitale della religiosità, grazie soprattutto a Padre Pio. È un evento di una straordinaria importanza, lo si diceva prima, tre papi in un trentennio, quindi con una media di uno ogni 10 anni, penso sia quasi un record. Ed è la giusta considerazione, il giusto omaggio, il doveroso ringraziamento a questa figura di San Pio da Pietrelcina nel nostro Padre Pio, come lo amiamo chiamare noi, che viene appunto considerato enormemente da tre santi pontefici. Quindi, come vi state preparando? Stiamo preparando, lavorando dalla mattina alla sera, anche un po' nelle ore notturne. Io ne approfitto veramente per ringraziare tutti gli uffici comunali, i colleghi dell'amministrazione, gli operai delle imprese, perché, come è avvenuto anche per la piazzetta che abbiamo inaugurato nel centenario, nel giro di una quindicina di giorni stiamo stravolgendo la città. Ma quando si accoglie un papa, che è anche poi un capo di Stato estero, non ce lo dimentichiamo, anche se qui viene in visita pastorale, esclusivamente pastorale, bisogna accoglierlo con tutti gli onori del caso e con tutta appunto la migliore accoglienza. Ecco, sarà lei in primis ad accogliere Papa Francesco, ma vogliamo dire anche quali altre autorità verranno a San Giovanni Rotondo sabato mattina? Beh, sono previste tante autorità, dal presidente Emiliano, da consiglieri e assessori regionali, da tutti i componenti delle forze dell'ordine, i capi, i capitani, coloro che guidano le forze dell'ordine in provincia, in regione, penso che venga anche qualcuno da Roma, diversi magistrati, insomma c'è molti sindaci, che colleghi e amici, che soprattutto di questa zona della Montagna Sacra del Gargano, ma anche da fuori, che ci stanno chiamando. Spero anche che venga il presidente dell'ANCI De Caro, il presidente dell'ANCI regionale, il sindaco di Polignano. Insomma, c'è tanto fermento, ma soprattutto accorreranno qui tanti e tanti fedeli. Non riusciamo ancora a stimare veramente il numero, ma siamo pronti ad accoglierne degnamente 30.000. Si parla di quasi 50.000 fedeli. Se saranno 50.000, ci fa piacere che appunto la nostra città venga così tanto considerata. Ma siete pronti ad accogliere tutti 50.000 questi? Dobbiamo un po' fare, come dire, dei salti mortali all'ultimo secondo. Sui 30-40 siamo ben pronti, gli spazi ci sono tutti. Oggi proprio ho lasciato ancora all'opera la commissione provinciale di vigilanza, la raggiungerò dopo l'intervista, proprio per mettere a punto tutti i dettagli della visita del Papa. Papa Francesco, proveniente da Pietrelcina, arriverà a San Giovanni Rotondo alle 9.30, atterrerà al campo sportivo comunale Antonio Massa. Di lì poi quale percorso? Di lì poi verrà accolto da Sua Eccellenza Monsignor Castoro, da me, poi proseguirà subito in Papa Mobile, facendo il percorso Viale della Gioventù, Via Donatello, Corso Roma. Questo tratto di percorso da via Turbacci fino alla fine, al termine di Corso Roma, non sarà transennato, perché il Papa deve andare un po' più spedito, non soltanto per i tempi, ma anche perché è una persona comunque che ha una certa età, qualche problemino di salute e si affatica un po'. Quindi su quel tratto il Papa starà seduto sulla Papa Mobile insieme a Monsignor Castoro, al nostro arcivescovo. Da via Foggia diciamo che comincia il percorso cittadino, quindi io invito tutti i miei concittadini, ma anche la gente che accorrerà qui, a disporsi ai lati delle transenne. Tutto il percorso sarà presidiato da Protezione Civile, Forze dell'Ordine, Vigili Urbani, ci sarà un dispiegamento di circa 1.000 uomini. E quindi per dare il giusto cordone umano a questa figura, al nostro Santo Padre,
che appunto proseguirà, passerà Piazza Padre Pio davanti al Comune Corso Umberto I, poi proseguirà dritto, quindi lato scuole di Piazza Europa, imboccherà Viale dei Cappuccini e lì farà il suo ingresso quindi da sud alla Casa Sollievo della Sofferenza. Farà il breve percorso interno e sosterà, credo, non più di 1 minuto, 2 minuti, davanti all'ingresso monumentale. Dalla papamobile benedirà appunto Casa Sollievo, i suoi ammalati, il personale tutto e riprenderà la marcia per il poliambulatorio. Poliambulatorio andrà direttamente con l'ascensore, l'ingresso ascensore, al terzo piano dell'oncologia pediatrica, dove visiterà stanza per stanza tutti i bimbi e andrà anche nelle 2 o 3 stanze che al momento sono occupate della terapia intensiva e dei trapianti. Dopodiché, dopo aver dismesso i paramenti, il vestiario sterilizzato, saluterà i dipendenti di quel reparto e scenderà velocemente giù, nuovamente Papa Mobile, percorso indietro su Viale Padre Pio, all'imbocco proprio di fronte alla Via Crucis, salirà con la Papa Mobile sul sagrato di Santa Maria delle Grazie e si fermerà davanti all'ingresso principale del santuario di Santa Maria delle Grazie. All'interno vi sarà soltanto la comunità dei Frati Cappuccini, non ci sarà nessun altro, sempre accompagnato dal nostro arcivescovo, saluterà un per uno i frati e si avvierà quasi davanti, in prossimità dell'altare. Per chi conosce il santuario di Santa Maria delle Grazie, i miei concittadini lo conoscono tutti, guardando l'altare, sulla sinistra sarà traslato dalla cripta il corpo di San Pio, che poi l'indomani, quindi domenica 18, verrà appunto traslato nella cripta del santuario di San Pio. Sulla destra ci sarà il crocifisso delle stimmate, che verrà appunto portato dalla chiesetta davanti appunto all'altare di Santa Maria delle Grazie. Di fronte ci sarà appunto lo stensorio con il Corpus Christi. Il Papa sosterrà in piedi, non ci saranno inginocchiatoi né null'altro, breve per qualche momento appunto di preghiera interiore, poi ritornerà indietro, riprenderà la Papa Mobile e dal sagrato di Santa Maria delle Grazie raggiungerà direttamente col percorso interno il sagrato del santuario di San Pio. Lì c'è tutto già transennato, i posti in piedi, i posti a sedere, quindi andrà verso l'altare, poi la Papa Mobile marcerà verso destra, dove saranno disposti anche soprattutto gli ammalati e di diversamente abili. Da dietro, dall'ingresso diciamo a nord del santuario, raggiungerà la sagrestia dove indosserà appunto i paramenti sacri. I sacerdoti, la gran parte dei sacerdoti e dei vescovi saranno già disposti per la celebrazione. Ci sarà una breve appunto processione dalla sagrestia, riprendendo appunto il percorso al contrario, e quindi Papa Francesco celebrerà la Santa Messa. Dopodiché raggiungerà, dopo la Santa Messa, direttamente dalla chiesa di San Pio, quindi non farà il giro al contrario, la sagrestia, dove saluterà un gruppo di fedeli di circa 100 persone, si rimetterà in Papa Mobile e farà esattamente il percorso al contrario. Quindi la gente non si deve preoccupare, avrà modo di vedere Papa Francesco. Noi abbiamo predisposto al palco del Papa tutta una situazione con dei maxi schermi, quattro giganteschi maxi schermi dove la gente appunto potrà sostare e di lì al rientro Papa Francesco passerà. Quindi la gente veramente avrà modo di vedere il nostro Beh, è Papa. stato precisissimo il sindaco Costanzo Cascavilla ad illustrarci il programma. Città blindata, San Giovanni Rotondo blindata, sabato mattina. Città trasformata, nuovo look, strade rifatte, marciapiedi rifatti, aiuole pulite. Qualcuno ha detto ci vorrebbe un papa all'anno. Beh, a volte si sa com'è, che quando c'è un evento che scuote un po' la città,
tutti quanti appunto ci sentiamo, e lo devo dire, Di ci sentiamo solito tutte assistiamo a le queste cose o quando viene un papa o quando passa il Giro d'Italia. volte. Oggi, appunto, eccoci anche. L'evento sportivo, come è capitato, è successo l'anno scorso quando è passato nelle zone anche carganiche da Peschici e da altre parti. Quindi è un evento importante. Noi abbiamo dato uno scossone, vorrei anche rassicurare gli altri cittadini che giustamente si lamentano per alcune strade che sono abbastanza dissestate, però queste lo erano veramente tanto, soprattutto la circonvallazione. Noi faremo anche un piano successivo di asfalti delle zone più critiche. In realtà l'elenco c'è già, noi abbiamo soltanto accelerato. È chiaro che si accoglie un papa, torna a ripetere, come si accoglie un'altra personalità. È come quando viene un ospite importante a casa. Adesso non diciamo che quando viene l'ospite importante mettiamo il piatto, quello classico da ristorante. Andiamo a prendere i vecchi servizi di piatti che magari ci hanno regalato ai matrimoni e via dicendo. Io Ecco, volevo sindaco, soltanto approfittare, sì, prego. per dire ai concittadini se hanno conoscenze di quanti verranno da fuori. Noi abbiamo allestito tutto un sistema di informazione immediata, istantanea. Ci sono innanzitutto dei punti informativi dislocati già all'ingresso delle città, nella città. Poi ce ne sono che abbiamo fatto con colore giallo e bianco proprio per essere individuati facilmente. I Nei colori del punti, Vaticano, ecco i perché non colori ci del fosse. Vaticano, i punti nodali da dove ci saranno gli ingressi, quindi via Denunzio, Piazzale Forgione, Viale Cappuccini, Viale Padre Pio e Vialone dei 40 metri, Palco del Papa, ci sono degli altri punti informativi. Abbiamo realizzato anche tutta una copertura wifi dell'area con un'app, perché appunto la gente che ci si collegherà gratuitamente, ovviamente, previa registrazione, con tutto un sistema di geolocalizzazione di bagni, parcheggi, punti di dove andare a gettare l'immondizia. Insomma, è tutto tracciato per aiutare e facilitare. C'è Scuole anche un chiuse numero, sabato, scuole chiuse, tutte le scuole uffici chiuse, ovviamente chiusi perché uffici sabato, ovviamente chiusi perché negozi sabato, aperti invece. negozi aperti tranne che nell'area circonvallazione. Io ci tengo a far chiarezza su questo perché poi arrivano tante telefonate. Leggiamo Certo. bene le ordinanze, leggiamole rigo per rigo. Tranne il quadrilatero, diciamo, via Turbacci, circonvallazione, viale il trilatero, viale della gioventù. Quell'area, ovviamente, per motivi di sicurezza, ma anche perché, e mi corre l'obbligo di ringraziare questi esercizi commerciali, hanno messo anche a disposizione i loro Per parcheggi. concludere, sindaco, qualcuno ha parlato di spese folli per ospitare il Papa. Come risponde? Io penso che conosciamo come lavora la stampa, per cui quando ci sono queste manifestazioni si cerca il titolo ad effetto. Io invito chi scrive queste cose, vuole avere maggior delucidazione, ci mettiamo insieme e dimostriamo se sono spese pazze o meno Quanto pazze. avete speso? Sarà una spesa complessiva dai 300.000 euro che ci darà la regione, un paio di 100.000 euro, 220, 230, 240, poi noi abbiamo. Faremo poi il consuntivo, quindi sarà una spesa intorno dalle 520 alle Quindi 520, 300.000 complessiva. euro la regione e 200.000 220, euro 230 potrebbero il comune. essere 240, ma servono per rimettere a posto la città, i cui benefici poi andranno anche nel tempo. Non è che Quindi per lei facciamo sono chissà quale polemiche inutili mega. queste. Ma assolutamente, torna a dire. Poi se qualcuno ha, come dire, le valuta. C'è la Corte dei Conti, le mandano, io li aiuto pure a fare l'esposto alla Corte dei Conti, io mi sento assolutamente tranquillo. Ricordiamoci una cosa, lo vorrei ricordare a queste persone, che noi avremo qua oltre 200 giornalisti accreditati di tutto il mondo, le principali testate. Vogliamo che parlino bene o vogliamo che poi parlino al contrario male? Ma noi siamo fatti così, qualunque cosa si faccia, c'è chi la vede dal lato positivo e chi la vede dal lato negativo. Grazie sindaco, buon papa. Grazie a tutti e accogliamolo degnamente.